si vede che è stato un caso, dai. Come un caso? Ma questo è il primo gol. No. A Padova sì. Ne hai fatto un'altra, era sporcata, non c'è ancora una cosa del genere, poi entrare nel Guido. Sì, con Vicenza. Con Vicenza 2 anni fa forse. Beh, no, c'è ancora però... Vicenza quest'anno. No, vabbè, però ho fatto tutto. Sono contento, sono. E... perché anche se non è il mio ruolo, il gol fa sempre piacere, poi a Padova non l'avevo ancora fatto, quindi sono contento sia per il gol, ma soprattutto per la squadra, che siamo cresciuti, abbiamo fatto passi in avanti. E penso che il lavoro fatto in settimana si sia visto. Posso dire che non c'è questione di calcio, non del ruolo, di stai più avanti, dietro di te, non può arrangiare. Ma la verità mi piace giocare qualche metro più avanti e avere un po' più di libertà in fase offensiva e meno compiti in fase difensiva. Ovviamente bisogna comunque tornare indietro ad aiutare, però è un ruolo che mi piace. Però forse l'unica pecca, insomma, di chi attacca in questo caso, cioè avete sempre quella fonda in più, anche il titolo, insomma. Vabbè, insomma, ci sta, dai, è la prima partita, abbiamo fatto passi in avanti, come ho detto, però c'è ancora una marea di lavoro da fare per crescere ulteriormente. Siccome il tuo primo gol ufficiale, a questo punto, dal Manacco, l'ultimo, l'hai segnato quando c'erano le lire, no, l'hai segnato c'erano già gli euro, no? Ti facciamo fare una dedica speciale, dai, insomma, perché... visto che adesso ne farai tanti altri, prendi esempio da Mammarella che ne ha fatti 5 e uno ha cominciato già stasera. Ma senza dubbio il gol lo dedico a mio nonno. Anche a Portina abbiamo visto, no? Se beh, sicuramente Johnny perché ci manca, è dovuto tornare a casa, spero torni presto a trovarci perché fa parte del gruppo. E mi dispiace per quello che è successo, però il gol lo dedico anche a mio nonno che mi è mancato l'anno scorso, quindi penso sia giusto. Se avete domande allo studio per...